Ed eccoci qua, ragazzi! Bentornati sul mio canale! Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Marvel Spider-Man Miles Morales! E siamo qui, regà, perché ho completato e concluso tutte le attività della app ASMR. Quella lì. E come potete vedere abbiamo concluso le quest e qui abbiamo grazie Spider-Man, oltre a pigiama del gatto, ma quella è una quest secondaria che farò poi. Ma voglio mostrarvi questo evento, diciamo. E niente, poi dovremmo sbloccare un nuovo costume anche grazie a questa nuova cosa. Quindi ci sto tenendo molto a mostrarvi queste cose qui secondarie, opzionali, o comunque vi farò vedere anche i nascondigli. Ecco il regalo. Mi è giunta voce dei nuovi abissi di depravazione a cui si è spinto Spider-Man. Al solo pensiero mi viene la nausea, ma a quanto pare si è ridotto a rubare giocattoli ai bambini. Si può scendere più in basso di così? Certo che sì, miei ingenui ascoltatori. Sapete cosa è stato rinvenuto nel bottino in questione? Giocattoli di Spider-Man. Non solo ruba alle anime innocenti, ma spaccia pure ciarpame, che ne sono certo, nessun bambino ha mai chiesto ai genitori. Che coraggio, che impudenza! Per questo motivo ho deciso di lanciarmi in una nuova avventura con il team di Solo i Fatti, una linea di action figure di J. Jonah Jameson. Ho qui uno dei prototipi e sarò onesto, è uno splendore! Oh mamma, che magnifico esemplare! Nessun bambino intelligente o adulto, non giudico, resisterebbe al fascino di un capolavoro simile. In effetti, Jared, ordinamene 10 e altre 10 per mia moglie. Prendine uno anche tu, te lo deduco dallo stipendio. Non c'è di che. Certo, Jonah, certo. Vediamo. È un onore avere uno Spidey come te. Grazie per tutto quello che fai. I tuoi amici di quartiere. Vediamo. Black Lives Matter. Nuovo costume sbloccato. Olè, trofeo guadagnato, recensione da 5 stelle. Ascoltatemi bene. Ho finalmente la prova che Spider-Man è un crimine vivente contro la natura. Lasciate che mi spieghi meglio. Un recente incidente che ha coinvolto una gru e una quantità risibile di ghiaccio si è trasformato in uno Spider-disastro quando la minaccia mascherata ha deciso di impicciarsi. Il risultato? Una tragedia di proporzioni indicibili. Non ci è ancora giunta la conta dei morti, ma sono certo che... Cosa? Mi dicono che non ci sono state vittime, grazie al cielo. Ma il numero di feriti sarà sicuramente alto. Il tempo di riceverne conferma dagli ospedali e... Sul serio? Mi dicono che non ci sono stati feriti. Comunque, questa tragedia si sarebbe potuta evitare se Spider-Man avesse lasciato che la natura facesse il suo corso. Jared, trova qualcun altro per verificare le fonti. Lo so che sono i tuoi coinquilini, trovane di nuovi. No. Ora ti farò molto male. Ok. Perseguita gli altri la paga. Ok. E niente, volevo praticamente svolgere questa missione qui. Il pigiama del gatto. Ehi, parlo con Spider-Man. Sono Teo della bodega e spero di non disturbare. Sono Teo, dicevo.
della bodega. Ciao Teo, che succede? Sì, ascolta, Spider-Man, il mio Spider-Man, sai, il mio gatto, è in fissa con te. Ah, sì, anche lui mi piace, è forte. Infatti, volevo dirti questo, se ti andasse di passare a trovarlo, magari preferisci portarlo a fare una passeggiata, o meno si detti. Insomma, io non ho niente in contrario, tutto qui. Certamente, per me sarebbe un piacere. Grazie, Teo. Ah, che notizia! Non vedo... cioè, lui non vede l'ora. Lo avviso subito. Sei il numero uno, Spider-Man. A presto! Teo è un grande, un vero mito. Certo che dare il nome Spider-Man a un gatto ce ne vuole, però, Teo. Mannaia! E va bene, andiamo a prenderlo. Siamo arrivati alla bodega di Teo. Ok, che come? Ehi, conosco quel tipo. Credo. Ehi, ben trovato. Ho detto a tutti di come hai salvato Spider-Man. Sei pronto, Spider-Gatto? Siete una bella coppia. Uscite a combattere il crimine. Forza! Ma tutto lì? Non lasciarmi qui! Così! Oh, ehi, perfetto! Ho completato tutto! Ma non capisco questa missione allora. Speravo che fosse una missione più lunga, invece era solo il fatto del costume questo. E niente, allora andiamo a fare qualche missioncina delle basi a sto punto. Andiamo a fare una base, dai. Così iniziamo a farle. Se no sto video mi dura 2 secondi. Ok, dai che ci siamo alla base della Underground. Eccoci. Olè. Miles, ti ho detto che qualcuno stava indagando sull'Underground, ricordi? Beh, è qui con noi. Ehi, Spider-Man, mi chiamo Danica Hart. Sto preparando un podcast sull'Underground e il tuo amico Smanettone mi ha detto che ti serviva aiuto. Oh! Sono un tuo fan sfegatato. Mi trovo in uno dei loro covi proprio ora. Hai consigli? Sei il mio fan? Oh, wow! Ok, scusa. I loro covi sono schermati dalle onde radio per impedire alla polizia di coordinare le eruzioni. Disattivare i disturbatori dovrebbe rimuovere il problema. D'accordo. Grazie per l'aiuto, Danica. Ma cosa... cosa è stato? Andiamo stealth. Ok. Perché gli scagnozzi sono sempre più dei ragni?
Ehi, Spider-Man. Ho indagato su questo indirizzo in relazione all'underground. Bug. Era un covo di tunnel. Wow. E altre informazioni? In passato l'underground ha collaborato con la banda di tunnel. Furti, rapine, uccisi. L'amicizia è finita quando un loro membro ha ucciso un uomo di tunnel. L'underground. Prima che arrivasse l'Interer. Già. E nel mentre si sono messi in carcere e hanno potuto agire liberamente. Sei già morto! Nessuna pietà per Spider-Man, addosso! Italia, è più pericoloso! Sta dando fastidio questa riga rossa. Porca miseria. Per il momento, ma hai già un fonico? E qualcuno che ti scrive le musiche? Tempo fa uscivo con un tipo, un musicista. È durata mezzo minuto. Ma fatti in tempo a scrivermi la sigla. Oh, se ti serve qualcuno al mixer, potrei presentarti un amico. Ma grazie. Oh, io. Aia! Dove siete? Non hai la minima terra. Sai cosa? Prendi questo! E lui è andato. Ok. Ora il disturbatore. Dovrei riuscire a localizzare i cavi con il costume. Ok, eccolo lì. Qui sotto. Dovrei farcela. Sì, ok, è lì, però... Ah! Ce l'ho fatta. E dirmelo prima? Il disturbatore. Hanno conservato i trofei della faida con Tombstone. Che sentimentali. I manichini si sono mossi? Oh! Aio! Ehi, il covo dovrebbe essere esposto. Sì, avviso la polizia. Ottimo. Credo che approfondirò il legame tra Tombstone e l'underground per il podcast. Dovrei sloggiare prima che arrivi la polizia a stendere nastri segnaletti. Ok, questo è fatto. Basi nemiche una di sei. Però c'è la cassa qua, ma non so dov'è. Deve esserci la cassa sopra. Oh, è buggata la cassa. Ehi là, Danny Fan, bentornati alla mia serie indagine sull'underground. Mentre Spider-Man faceva chiudere il covo nell'Upper East Side, ho trovato le prove di una loro passata collaborazione con la banda di Tombstone. Sì, avete capito bene. Hanno collaborato saltuariamente finché uno dell'underground non ha ucciso un uomo di Tombstone. Lì è scattata la faida di sangue e l'underground se l'è vista non dico brutta, ma bruttissima. Poi Tombstone è finito in prigione e non molto dopo Tinkerer ha preso le redini. Altri dettagli sul mio blog. Alla prossima! Nel mentre provate a concentrare il grosso del lavoro tra le due e le...
Andiamo di mezzo i cecchini prima, perché sono quelli che mi danno più fastidio. E va al tappeto. Vediamo se ci sono altri cecchini. No, non mi pare. Un altro trionfo per Spider-Man. Devo farla tutta così, perché sennò allora non so. Colpisci 5 nemici con colpi Venom. Sono là, sono lì. I due là. Cos'era quel rumore? Novità, Beck. C'è una schifosa. Pronto. Qualcuno si assicuri che stia bene? Cos'è stato? Oh. Andi a te, Spider-Man è vicino. Ehi, prenditi una pausa. Dai. Questi adesso ci sono quasi tutti fatti. State pronti! Spider-Man è qui da qualche parte! Ehi! C'è qualcuno? Ci serve aiuto quassù! Subito! Perché invece non scappate? Sì, è una possibilità. Ho visto un movimento! Milo, ti sento silenzioso. Ehi, allora, nonostante il disturbatore, sono riuscita a pingare un IP che mi ha condotta a un forum dell'underground. Una vera miniera d'oro. Sul serio? Scoperte interessanti? Sulla loro origine, magari? Erano mafiosi di Bellina. Poi hanno deciso di fare il salto di qualità e dichiarare guerra agli altri gruppi criminali, compresi... Oh, i demoni infernali. Non è la tua gente. Scusa. Ci sono presenti. Andiamo. Sei già morto. E resta giù. Ok. Dai, venite. Non sperare di batterci, ragno. È tuo questo? Spider-Man ci sta massacrando. Andiamo tutti di sopra. Ok, via. Ehi, Danica, quando l'underground ha attaccato i demoni interiori, com'è andata? Non benissimo. Molti sono rimasti vittime del respiro degli altri e sono spariti. Poi Martin Lee è stato arrestato e ciao demoni. Esatto, e l'underground è stato... Oh, quanta gente. Finito tu con sto cecchino, madò. Mi hai rotto. E vabbè. Ok. Ehi,
Ora pensiamo al disturbatore. Dove potrebbe essere? Fasci di cavi, sono sempre un buon inizio. Ok, hey, allora vediamo. Sarà su? Secondo me è qui. Serpame dei demoni. Bottino di guerra. Favorisco volentieri. Almeno questa l'ho trovata, sta cassa. È l'altra cassa dell'altra base che non ho trovato. Con l'arsenale di cui dispone oggi l'underground, auguri a difenderti con spada e scudo. Però il disturbatore va spento. Fatto. Ehi, il covo è di nuovo visibile. Bene, avviso la polizia ora. Non vedo l'ora di buttare giù la storia della guerra tra demoni e underground. Grazie, Spider-Man. Per me è ora di andare. Chissà la cassa di quella base dov'era. Ok, basi nemiche 2 di 6. Uff. Allora, qua l'abbiamo completata sta zona. Manca solo il campione audio. Il problema è che questa zona qua non capisco dove sia la cassa di questa. Vabbè che tanto taglierò tutto, però ehi là amici, proseguiamo nella mia indagine sull'underground. Insieme a Spider-Man sto cercando di capire quali siano i loro obiettivi. Sì, mi sono data un pizzicotto mentre lo dicevo. Ok, a quanto pare l'underground detestava morti i demoni inferiori, e non per i soliti motivi. All'epoca Tinkerer non c'era ancora e l'underground era sconosciuto ai più. Cercavano di ottenere rispetto, di farsi una reputazione. Per questo avevano puntato ai furfanti più detestabili in città, i demoni inferiori. Finché Martin Lee, il capo dei demoni, non è finito in carcere. A quel punto l'underground ha dovuto cercarsi un nuovo bersaglio. Ed ecco che entra in scena Tinkerer, puntando il dito contro la Roxxon. Alla prossima, estate al sole almeno 15 minuti al giorno. Ciao! Ehi, Danica. Sono in un altro covo. Grandioso! Ho appena messo ordine negli appunti per il podcast. Sono prontissima. Trova il disturbatore. Mannaia, allora. I cecchini, chi so? Guarda, quello lì è da solo. E lo posso fare fuori qua. Apertura saltata. Bravo gatto. Va via. Ehi, ho spulciato i casi di cronaca locale.
Dove ti trovi? Si è svolto uno scontro a fuoco tra il Mars e un gruppo non identificato. Sicuramente l'Underground. Prima che arrivasse Tinker. L'Underground ha sfidato il Mazza! Le grandi famiglie criminali! Volevano farsi una reputazione. Avranno sfidato i predatori dopo. Dove sei? Cecchino! Aia! Che palle però quando siete così tanti! Da dove viene il nomignolo antico di Spider-Man di qualcosa? L'ha inventato il mio mentore. Mi piace! All'inizio pensavo fosse uno slogan, ma ora mi piace! Grazie! Tu te ne vai perché mi sei pericoloso. No, si è scappato. Ok. Dove state? Ah, ma siete là sopra! Palle, non riesco ad andare su! C'è? Ok, poi? Ok, non mi resta che trovare il disturbatore e disattivarlo. I fasci di cavi sono un buon inizio. Allora sono qui sotto. Ah. Come direbbe Pete, bingo. Wow, è una stanza del tesoro. Fico. Fish da poker, un classico delle famiglie criminali. C'è una cassa qua. Aspetta però, ci dovrebbe essere anche se, ci dovrebbe essere una cassa. È sotto. È lì, guardala. Come ci vado là? Ah, da qua, guarda. Hop. Pensavi di sfuggirmi, eh? Olè. Stanza del tesoro, eccolo qua. Ecco il disturbatore. Oh, fammelo fa. Completate. Ora posso andare. Cavolo. Ehi, l'uscita è bloccata. Devo chiamare qualcuno, ti servono rinforzi. No, ci penso io. Quel vecchio ascensore potrebbe fare al caso mio, ma è senza corrente. Peccato che... Oh.
Sono sfuggito alla trappola. Ehi, ho disturbato il disturbatore. Perfetto. Non mi resta che fare una soffiata anonima alla polizia e... Bam! Addio, Kobo. Grazie per l'aiuto. Ne hai ricavato qualcosa? Sì, voglio indagare su questa guerra territoriale tra l'Underground e il Matcha. Sento odore di scoop. Buona idea! Non vedo l'ora di ascoltare il podcast. Trofeo guadagnato, fine dell'Underground. Basine minchia 3 di 6. Perfetto. Ora ascoltiamo il podcast e abbiamo finito. Eccolo. Ehi là, amici del podcast. Questo episodio è parte della serie Indagine sull'Underground. Di recente Spider-Man ha sgominato un loro covo in quel di Greenwich e ha trovato le prove di un conflitto tra l'Underground e il Magia. Sì, quel Magia. I gangster alla vecchia maniera. All'epoca Tinkerer non era ancora sulla scena e l'Underground voleva distinguersi dal resto dei criminali. Una sorta di giovane mafia, se vogliamo. L'offensiva contro le famiglie criminali serviva a ottenere rispetto, ma si è esaurita quando Amered ha preso il controllo del Magia, salvando indirettamente l'Underground. Grazie mille, Amered, pezzo di cretino. Alla prossima, e se state cercando di modificare le vostre abitudini, limitatevi a un solo cambiamento al mese. Ciao ciao! Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.